Buongiorno a tutti, siamo qui nella riserva per effettuare la finale regionale arcicaccia selvatico abbattuto. Io sono Baroncelli, sono responsabile della sezione gare cinofile con cani da ferma e da cerca. Siamo qui perché i territori li abbiamo ritenuti con un sopralluogo più che sufficienti per le nostre prove. Abbiamo portato oltre 100 cani alla prova. I primi 6 di ogni batteria, che le batterie sono formate dalla cerca, continentali e inglesi, i primi 6 di ogni batteria parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a Fior di Monte in ottobre. Questa prova si intende che viene lasciato sul terreno degli animali liberi sul terreno. Oggi nella fattispecie delle starne, e un conduttore con un cane ha a disposizione 10 minuti per arrivare a risolvere il punto. Il punto si risolve con il cane deve essere collegato al cacciatore, deve stare attento ai comandi, deve reperire la selvaggina, deve fermare e risolvere il punto. Fatto tutto questo, facile a dirsi, un pochino più complicato nella risoluzione, fa il punto. I primi 6, come vi ripeto, hanno il diritto alla finale. L'unica cosa che serve in qualunque tipo di prova arcicaccia con i cani da ferma, da cerca e espositivi devono essere registrati all'anagrafe canina dell'ufficio di residenza. Questa è una cosa essenziale per legge e si tiene, noi si controlla e tale cosa sia eseguita e tenuta in considerazione per via anche dei randagi, per fare randagismo. E queste cose qui ci teniamo a dirle e si ritiene che sia una cosa utile anche per la salute e il benessere dell'animale. Basta. Vi ringrazio e ringrazio la riserva per la possibilità che ci ha dato. Grazie a tutti. Grazie Baroncelli.